A te, a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Among the Sleep. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. E dopo aver esplorato il magico mondo del parco degli orrori la volta scorsa, per mia immensa gioia, ragazzi, quest'oggi ci ritroviamo qui nella casa degli orrori. Perché non si può definire in altra maniera. Per cui, insomma, ecco, diciamo che non sarà sicuramente un problema per me, vero? Assolutamente no, figuriamoci, perché dovrebbe mai essere un problema? Non c'è problema. Come sempre, Teddy, tu invece di rincuorarmi, sei qui per farmi venire ancora di più il panico, non è che questo me lo dopo. Non va più avanti di così, d'accordo? Ok, qualcuno mi spiega perché ci sono degli alberi in casa? Non so. Ah, non ci serviva perché la porta è giustamente già aperta. Ehi, che magia! Wow, ma cos'è questo? Ehi, chi c'è Those qua? floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Magari hai ragione, Teddy. Il punto è che. Ok, allora andremo. Oh Gesù, che cosa ci devo fare con questo? Ah, ok, così. Oh, ma che bel puzzle! Mi state dicendo che devo completare il puzzle. D'accordo, dove potrò mai trovare tre pezzi di quel puzzle? Eccone uno, guarda, già sono stata già accontentata, guarda un po', ecco fatto, tac, e questo? La gioia di vivere, lo metterò subito al suo posto, perché magari mi sbloccherà subito qualcos'altro. Va qui, no? Ok, infatti avevo ragione, vedete? Ogni pezzo di puzzle apre una strada, per cui adesso, allora... Andrò di qua, senza dubbio. Andrò di qua, anche se non è che la cosa mi ispiri più di tanto. Oh, ma oggi è episodio super magico, ma che cosa meravigliosa! Chissà perché il mio sesto senso mi dice che laggiù c'è qualcosa di orrendo. Ho ragione, Teddy? Perché non mi conforti di nuovo un altro po'? Infatti, guarda caso, mi ha appena salvato la partita, Teddy! E ti piace questo posto? Immagino che non ti piacerà neanche un po', perché a me proprio per niente. Ma sai quando dico per niente vuol dire proprio per niente? Cioè, ma per niente tipo all'ennesima potenza. Per cui, sì, nella palude... Paludosa, andiamo avanti alla ricerca del puzzle perduto. Questo ambiente, questo paesaggio è veramente molto grottesco, cioè ci sono elementi naturali all'interno della casa e poi all'interno degli elementi naturali. Che bel funghetto allucinogeno, immagino che ci siamo fatti una porzione di questi prima di intraprendere il nostro viaggio. Che ne dici, Teddy? Perché se no non credo sarei capace di parlare con te. Wow, mizzica, si aprono sporgenze dai tronchi qua, è una cosa meravigliosa. Che gli posso fare questo? No, questo deve stare così. Deve stare aperto perché sennò come ci arrivo dall'altra parte? Scusami. Ok, questa si apre. Bello quel tronco, bello! Non è stato fatto apposta per ricordare una figura umana pronta tipo a divorarci o a stritolarci. Salve, signor tronco, come sta? Che cos'era? Ok,
è stato lei, signor Tronco, a fare quei versi indicibili e spaventosi? Non lo so, Teddy, tu che cosa ne pensi? Mi vuoi rincuorare un altro po'? Non lo so, dico io, perché sembra essere proprio nella tua natura incoraggiarmi, Questo ovviamente non posso aprirlo, va bene. Allora vorrà dire che mi arrampicherò qua su questa sedia fatta dal tronco, ok? E continuerò a salire, a salire, a salire. E poi a fare questo. Se questi fogli posso prenderli? No, sono tutti scarabocchi. E l'ho sentito quel rumore. Non pensate che non lo abbia sentito. Oh. Che l'atmosfera. Oh, se l'atmosfera è diventata più calda, devo esserne felice. O devo più cagarmi addosso? Perché non lo so, la musica. Ok. Perché la musica direi che mi indica l'esatto contrario, cioè che mi devo cagare addosso. Ma di solito sai come l'atmosfera più calda ti fa sentire più a tuo agio, ma già se le luci si spengono non è che te senti poi tanto meglio, insomma. Va bene, allora vorrà dire che procedo. Ah beh, meno male, ho fatto bene a buttarla sotto, perché sennò annegavo tipo in mezzo centimetro d'acqua. Sto continuando a sentirli quei rumori, Sto facendo finta di niente, ma mai sento. Va bene. Chissà se troverò mai il secondo pezzo del puzzle. Ok, tac. Ho rotto qualcosa, mamma. Ok. Eccomi. Cos'è sto? No, 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 no. No e no. Ma va bene. Fa niente, io mi alzo in piedi perché sono una bambina corazzosa, vero? Questo pure posso prenderlo, il disegno, vero? Certo che puoi, giocherina. E mi ci ha salvato anche la partita. Pensate che roba. Posso aprirla o no questa? Ah, mizzica, perché prima non mi si è aperto? No, cioè, sul serio, raga. Ho spinto come ho fatto adesso. Sono appena riuscita ad aprirla. Che cavolo, può essere un'impresa titanica. Minchia, riusciamo a spostare le sedie e non riesco ad aprire una stupida grata. Il bruco. Ah, oh, eccolo qua. Il secondo pezzo di puzzle. L'ho trovato. E Teddy, sei contento? Perché non mi dici assolutamente niente? Ok, immagino di dover tirare. Ah! Madonna, oh! Me lo so dato sul naso, mizzica, per tirarlo fuori prima ci ho messo 30 anni e mo viene fuori come niente. Va bene, ok, diciamo di sì, guarda. Intanto allora continuo. Ah, ok, mi devo buttare nel tronco. Certo, che cosa meravigliosa. E via. Eccomi. Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Mi sa che si è buggato tipo il suono del tronco, raga. Cioè, non so se ci rendiamo conto di questo. E fatto sta che devo tornare al puzzle, va bene. Questo rumore mi sta mettendo nervosa. Mi sta mettendo nervosa. Vai, gattona, piccolina, vai. Senza paura, sappiamo che gattonare è il tuo forte. Questo suono mi sta mettendo nervosa. Mi sta mettendo nervosa. Cos'è tutto sto casino? Sali su. Oh. Eccoci qua. Perfetto. Mi sa che il suono rimarrà. Spero che il suono non rimarrà bugato tipo per il resto dei miei giorni, perché è alquanto fastidioso. Non so, Teddy, non so se te ne sei accorto che a me non piace stare qua, ma proprio per niente. Via le altre radici, su. Andiamo in un altro posto orribile, tanto per passare un po' di tempo, no? Certo. Ok. What the fuck? Ah! Ok, il quadro è abbastanza. Il quadro è abbastanza inquietante, ho detto abbastanza. È molto inquietante. Ok, raga, ho dovuto riavviare dall'ultimo checkpoint, che per fortuna era proprio qui, perché il suono veramente era troppo troppo fastidioso. Non potevo continuare così. E quindi. Ok. Questo posto mi ispira meno degli altri. Posso dirlo? Posso dirlo proprio tipo
sinceramente, o qualcuno me ne vuole perché lo dico con così tanta sincerità, non lo so. Ok, Teddy, vuoi dirmi qualcosa di confortante al riguardo? Vuoi? Chi c'è? Ho disturbato qualcuno? Non lo so, probabilmente sì. Va bene, io vado via subito, non vi preoccupate per me, assolutamente, ecco qua. Ok. Un'altra camera. Che cosa andrà? No. Ok. Ok, cari miei pezzi di merda, di chi sono mai questi piedini? Ok, avevo immaginato che si sarebbe trattato solo di un paio di stivali, ma non mi è piaciuto per niente, va bene? Non mi ha fatto ridere, per niente, non fa ridere. E allora userò lo sgabellino per aprire la porta. Ah, ok, ecco fatto. È permesso? C'è qualcuno là? Ehi? Oddio, Gesù, Giuseppe e Maria. No. Niente scherzi del cavolo. Niente scherzi del cavolo. Posso spostare o no questo? A quanto pare no, va qui. Scenderò da sola qua. Ah, sto andando giusto là fuori. Ah, ovviamente. Se no che divertimento ci sarebbe, no? Ovvio. Ehi. Oh. Cioè io sentendo sti rumori veramente dovrei essere invogliato a uscire. Bene. Ok, io esco. Il pezzo di puzzle. Mizzica, cioè mi volete dire che una bambina di 2 anni davvero dovrebbe essere capace, avere la forza di girare questa leva? Ok, diciamo di sì, va bene? Fatto. Ok. Vorrei dire prenderò il mio pezzo di puzzle. Are you done? Let's see if it's the best. Ok, ho preso 2 oggetti. Quest'altro ha una serratura con una chiave, mi sembra. D'accordo. Ok, allora andrò di qua. Mi sa che quella roba là servirà proprio qua perché sta lampeggiando. Quindi più chiaro di così si muore. Questa atmosfera non mi piace. Per niente, va bene. Per niente mi piace, per niente, per niente, per niente, per niente, per niente. Per niente, per niente, per niente. No, 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 no. Recuperiamo un po' di calma. E oddio, dove mizzica devo andare?
Io comunque non mi sto orientando, non so dove devo andare. Ok. Ho preso pure un altro disegno, d'accordo. Va bene, allora me ne vado di qua. Non so se è la strada giusta, sinceramente. Forse sì, ok. Ok, lasciamo perdere, a che mi serve se non lo prendi? Non posso scoprirlo? Ma che cavolo? Oh. Ah, ok, per passare qui. Chiarissimo, ecco fatto. Siamo tutti contenti, felici e contenti adesso, vero? Stato nel posto sbagliato. Non c'è nessuno qui. No, 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 no. Ok, la sposterò allora. Niente più cose brutte, vi prego. Mazza, la mia ombra fa più paura di qualsiasi altra cosa. Ok. Ti prego, oddio, ti prego, paga non c'è qua dentro, paga non c'è qua dentro, ti prego, 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 prendi sto coso, prendilo. Ma che mi serve? Cos'è? Ah, un'altra chiave. Dove mi potrà mai servire? Fatto sta che là fuori non ci torno, ma cosa mi pagate? Ma dove la devo portare quest'altra chiave, mo? Non lo so, raga, non lo so. Probabilmente quella cosa che ho visto un attimo fa. È qui fuori. Va bene. Oh Dio, perché mi tocca questo? Perché? Ok, forse per il... L'avevo visto lì! E io non so dove andare! Perché potrebbe essere dovunque, in qualsiasi momento. Qua c'è... Ah, qua c'era un altro cancello! Mizzica che culo, raga, per fortuna. Aspettate, perché qua devo tirar fuori questo prima. Oh, no! No! Essersene andato. Speriamo di fare in tempo, raga. Shh, non fare rumore. Non fare rumore, la concetto madre. Muoviti. Muoviti, 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 muoviti. Dai, su, ti prego. Portami all'inizio. Portami il puzzle, ti prego. Con me, perché devo vivere quest'incubo per sé?
Mamma, ma perché? Oh, Gesù. Oh, incoraggiante. Oh. Ok, raga, allora, come faccio a riprendere da qua la prossima volta? Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un pudoccio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link nei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.